Sindaco, la sua esperienza a Giugnano inizia nel 2004. Dopo 10 anni, quali sono i cambiamenti più importanti che ha visto Giugnano? È stato un cambiamento radicale, ma soprattutto di approccio alla vita amministrativa, un servizio vero che guardasse solo all'interesse della gente, guardasse alle persone più bisognose. Non ci siamo mai riempite la bocca di solidarietà e poi senza mai attuarla. Noi abbiamo dato una mano a tutti, abbiamo reso Giugnano più bella, abbiamo reso Giugnano più accogliente, abbiamo reso Giugnano un vero gioiellino del Cilento, un gioiellino di questo parco meraviglioso che purtroppo ancora ha qualche problema, ma io credo che ci sono tutte le potenzialità fra qualche anno di poter camminare da soli con le nostre ricchezze dell'enogastronomia che stanno dando grande opportunità. La dieta mediterranea è un'opportunità notevole, è patrimonio immateriale dell'umanità e noi la stiamo cogliendo perché Giugnano diventerà presto un borgo appunto della dieta mediterranea. Noi stiamo creando tutte quelle condizioni ambientali con la bonifica della discarica, il centro benessere, l'attività produttiva di eccellenza dell'agroalimentare, perché da noi si produce solo agroalimentare, stanno creando quelle condizioni vere di sviluppo che il nostro territorio ci chiede, appunto dell'agricoltura e del turismo. Noi stiamo affrontando i problemi della disoccupazione, noi qui siamo veramente con un tasso di disoccupazione basso e soprattutto stiamo guardando ad azzerarlo completamente, questa piaga che sta colpendo tutto il nostro paese. Come vede, stiamo facendo quello che la gente ci chiede, perché noi siamo solo ed esclusivamente al loro servizio. Per noi la politica appunto è servizio e non è mai vizio. Sono stati 10 anni di amministrazione realmente concreta, ma tra i tanti progetti realizzati qual è quello di cui si sente maggiormente orgoglioso? Sicuramente quello che riguarda la scuola. Noi abbiamo una delle scuole più belle in assoluto del comprensorio, una scuola moderna, una scuola efficiente, una scuola che negli ultimi periodi ha avuto anche un ulteriore finanziamento sull'efficientamento energetico, quindi guarda anche al comfort dei nostri ragazzi. Quindi sicuramente la scuola, il convento benedettino, il centro storico e la riqualificazione del Borgo San Giuseppe e l'area PIP sicuramente sono le eccellenze assolute, compreso della sentieristica Mozzafiato, che pure è stata realizzata, e quindi stiamo provvedendo, come vede, in più direzioni. Quindi dire soltanto un progetto per me effettivamente diventa difficile, senza ovviamente dimenticare la barriera Paramassi, e voglio ringraziare l'ex assessore Rinaldo Colà Angelo, già assessore alla comunità montana, che propose un impegno straordinario affinché questa sicurezza al paese si potesse concretizzare. Quindi un grande lavoro, un grande impegno che guarda con fiducia al futuro. Fra i tanti progetti messi in cantiere per questo nuovo programma per i prossimi 5 anni, quale sarà quello a cui verrà data maggiore attenzione o comunque priorità in caso di rielezione? Sicuramente il completamento, perché abbiamo un impegno con l'Europa di completarli entro il 31 dicembre 2015, sono tre importanti progetti, che sono la bonifica della discarica comunale, che poi ci consentirà di certificare il territorio ISO 14001, è una certificazione ambientale che abbiamo già avviata, poi c'è il centro benessere e il completamento dell'area PIP. Questi sono tre finanziamenti che devono essere necessariamente completati, quindi questi progetti, entro il 31 dicembre 2015. Quindi l'impegno immediato è questo. E poi consentitemi il mio sogno di sempre, dove ho avuto la visita di un importante funzionario del Ministero dei Beni Culturali
che ci consentirà finalmente di guardare con fiducia a Palazzo Picilli, un palazzo storico sottoposto a vincolo della soprintendenza, e quindi noi potremmo finalmente, avendo avuto la firma di tutti i proprietari, che sono tantissimi e li voglio ringraziare uno a uno, possiamo procedere a finanziamento e quindi alla riqualificazione di una struttura straordinaria e ovviamente tutto l'intero centro storico, perché noi abbiamo un centro storico meraviglioso che ospita delle manifestazioni di eccellenza. Ne voglio citare una per tutte: la manifestazione della pizza cilentana, che quest'anno sarà addirittura incrementata, perché il nostro centro storico deve essere e deve rimanere il fiore all'occhiello della nostra Giungano. Ovviamente guarderemo alle botteghe, guarderemo alle vie principali, guarderemo alle facciate dei fabbricati, quindi un grande progetto, una grande ambizione per Giungano.